la formazione alla cittadinanza. Poi, dopo averci pensato un po', ho deciso di cambiare l'argomento e di affrontare quest'altro sulla motivazione ad apprendere. Il motivo è dovuto al fatto che sto concludendo la traduzione di un libro statunitense uscito a settembre negli Stati Uniti. Un libro che ho trovato molto interessante e che mi ha dato molte novità. Mi ha fatto rivedere tutto quello che sapevo, avendolo insegnato per un certo tempo nel corso di motivazione scolastica, mi ha fatto rivedere e ripensare tanti argomenti che erano oggetto e argomento dell'insegnamento. E siccome è una cosa che a me sembra molto nuova, non solo per me, ma anche nel campo dello studio e della ricerca, ho detto che forse poteva essere utile accennare a questo libro o dare diciamo, una visione essenziale di alcuni punti, ma soprattutto del modo di impostare l'argomento della motivazione ad apprendere. La motivazione, diciamo così, è un argomento che direi che è nei dialoghi quotidiani e nelle preoccupazioni degli insegnanti italiani, direi quotidiano, perché un insegnante ha sempre tutti i giorni a che fare con la motivazione degli studenti. Molti insegnanti spesso si lamentano degli studenti che oggi non sono più motivati, eccetera, eccetera. Però quando si chiede che cosa ha letto, che cosa ha studiato, cosa conosce della ricerca sulla motivazione, pochi hanno letto qualche cosa. Devo dire che una parte della ragione c'è perché non è che in Italia ci siano molte pubblicazioni su questo argomento. Al contrario, tanto si può trovare su riviste scientifiche, educative, di ricerca in altri paesi, non solo statunitensi. Allora, io nel 2000, circa nel 2000, proprio in occasione di dover affrontare l'insegnamento sulla motivazione, avevo tradotto un libro di un autore che a me è piaciuto molto, ed è un certo Gir Brophy. Gir Brophy è stato professore per molti anni, fino alla morte, nell'Università del Michigan. Avevo tradotto questo libro, l'avevo usato, lo trovavo interessante sia perché era ben fondato scientificamente, sia perché era molto concreto e suggeriva molte strategie che gli insegnanti potevano adottare. Gir Brophy, dopo la seconda edizione, è venuto a mancare ed è morto. Il libro però ha avuto un'altra edizione. In questo caso l'ha preso in mano una certa Katrin Wenzel. Io conoscevo un po' Katrin Wenzel perché aveva e ha lavorato molto e ha fatto ricerche anche, soprattutto sulla relazione tra gli studenti in classe e a scuola. Però non conoscevo la sua, diciamo, preparazione sul campo della motivazione. Per cui non è che ho curato, sono stato attento a quello che stava avvenendo nella riedizione di questo volume. Quest'anno
da parte della De Agostini e dell'UTET, mi è stato chiesto se avevo un libro da proporre e ho pensato di proporre la quarta edizione di questo volume che si chiama Motivating Student to Learn, perché mi era sembrato molto innovativo, molto originale, molto nuovo. Quando io stavo per finire la traduzione di questa edizione, ho scoperto che un mese dopo sarebbe uscita una nuova edizione. Dopo aver discusso e dopo averci pensato, ho proposto di presentare per il pubblico italiano l'ultima edizione che è arrivata, uscita negli Stati Uniti ai primi di settembre. Pensavo che fosse abbastanza uguale, mentre in questa nuova edizione, che è la quinta, ci sono molte novità rispetto alla precedente uscita nel 2016. Quali sono queste novità? Diciamo, sono alcune cose che sono tolte dalla edizione precedente. Nell'edizione precedente ha dei brani molto forti contro a tutta la ricerca e lo studio sugli stili cognitivi, cosa che ho trovato confermato anche in altri volumi molto recenti, e poi anche una critica non tanto, diciamo, nell'edizione precedente molto forte su tutto quello che era la tematica delle neuroscienze applicate alla didattica. In questa nuova edizione questa parte viene totalmente tolta e in più si aggiungono due capitoli che fanno riferimento all'importanza della famiglia nella crescita e struttura della motivazione dello studente e sulla motivazione dell'insegnante. Di questi due capitoli io non ho intenzione di parlare questa sera perché è già molto ampio il tema, invece riguardante la motivazione ad apprendere dello studente. Per cui io mi limiterò a questa parte e di questa parte tolgo anche una parte che è riferita a tipologie particolari di demotivazione. Forse per voi sarebbe più interessante questo perché sono quelli che creano problemi in classe, i ragazzi demotivati, i ragazzi che non hanno fiducia in se stessi, i ragazzi che insomma, hanno paura di perdere la stima attraverso lo studio, eccetera. Io ho preferito concentrarmi sulle novità che appaiono invece nella descrizione del processo motivazionale nella mente o nel cuore o nello spirito dello studente. Quindi il mio discorso stasera è su questa parte perché mi sembra che è già molto lungo e non so se ce la facciamo ad affrontarlo pur superficialmente. Io dissi al professor Chiarle, dice, beh, la mia conferenza sarà un trailer, non sarà una vera conferenza approfondita dell'argomento rispetto al libro, che non so quanto verrà nella traduzione italiana, però credo che verrà sulle 500 pagine, quindi una cosa piuttosto consistente. Io parto da una definizione molto generica e generale di quello che viene definita la motivazione. In genere la motivazione viene definita come un costrutto teorico utilizzato per spiegare l'inizio,
la direzione, l'intensità e la persistenza del comportamento orientato ad un obiettivo. La parola molto significativa che spesso si trascura e che non è facilmente forse comprensibile a chi non è addentro alla scienza psicologica, la parola costrutto. Costrutto in psicologia vuol dire qualcosa che è fatto da varie componenti che sono in interazione tra di loro. E spiegare questo costrutto, definito nelle varie dimensioni o nei vari aspetti che lo riguardano, deve spiegare questi quattro elementi significativi, qualità significativi della motivazione. Quando la motivazione si innesca, perché innesca un comportamento diretto, cioè orientato, perché aumenta o diminuisce l'intensità del lavoro e delle cose che si fanno, e poi perché mantiene a lungo tempo un certo tipo di comportamento verso l'obiettivo. Questo è in genere una definizione che da tutti un po' gli autori è riconosciuto come l'oggetto di studio della motivazione. Però quando si parla di motivazione scolastica, si aggiunge una definizione che noi spesso non consideriamo e che invece è importantissima. La motivazione è un costrutto e questo lo avete anche sopra. La cosa importante è quella che è orientato verso un obiettivo che sarà valutato. Nella motivazione scolastica c'è un dettaglio che è la valutazione di ciò che uno fa, che ha una incidenza fortissima sulla motivazione. E questa viene chiamata anche motivazione in situazione di successo. Situazione di successo è intraducibile un po' la parola inglese achievement, però in genere in italiano viene tradotta con successo, che però non vuol dire quello che noi intendiamo come raggiungimento di una posizione di gloria o di successo sociale. Successo vuol dire un'azione che ha un termine in un qualche cosa di definito e che possiamo chiamare prodotto. Per fare un esempio, pensate a situazioni di motivazione dove non c'è il successo. Pensate a un ragazzo che raccoglie d'estate oppure poi di anno in anno. Raccoglie le conchiglie. Lui è motivato a raccogliere conchiglie, ha curiosità, interesse, però non riceve una valutazione della conchiglia o di quello che è il suo raccolto o la sua raccolta. Oppure se un ragazzo è motivato a farsi la raccolta dei francobolli, lui si fa la raccolta dei francobolli, gli piacciono i francobolli, manifesta una motivazione per i francobolli, però questa sua azione, questo suo comportamento non ha una valutazione. Valutazione, intendiamo, valutazione del tipo scolastico, dove quello che hai fatto è il raggiungimento di un obiettivo, riceve dall'insegnante una qualifica di sufficiente, ottimo, oppure mediocre, insufficiente, eccetera. Questo dettaglio non è indifferente perché sappiamo che poi incide
sulla motivazione. Tu puoi avere una motivazione molto intensa, persistente, però il momento valutativo può abbassare oppure anche incrementare la motivazione. La significatività della situazione di successo è molto importante da, diciamo così, da spiegare e poi da, controllare perché è fortemente legata alla motivazione. Nello studio della ricerca, sulla motivazione, in questi, beh, diciamo che è da vari decenni che si ricerca e si studia, la motivazione scolastica. E si sono sviluppate molte prospettive, molti orientamenti e correnti, di spiegazione della motivazione. Io ve ne faccio un breve elenco perché sono importanti per capire quello che diremo dopo. Diciamo così che sono correnti, forse qualcuno, se ha letto qualche volume sulla motivazione, può averle incontrate. Non, quello che è più diffuso nella cultura degli insegnanti è, diciamo così, la corrente della motivazione intrinseca ed estrinseca, che poi è intesa forse in modo non corretto, però spesso gli insegnanti dicono di un ragazzo che studia, ah, quello è intrinsecamente motivato, quell'altro invece no, quello studia solo perché vuole farsi vedere che è intelligente, oppure quello studia perché i genitori lo castigherebbero se non avesse la promozione e avanti di questo genere. Che in genere questo tipo di motivazione è studiata dalla motivazione, però ce ne sono molte altre e io non le cito tutte, ne cito solo alcune perché di queste poi ne verranno fuori alcune. Una, beh, è molto semplice, è la teoria del rinforzo. Questa anche spesso la riconosciamo e viene inserita nel discorso della motivazione estrinseca. Cioè, questo Friedrich Skinner sottolineava come la motivazione è fondamentalmente diretta dall'esterno attraverso dei premi. Se un ragazzo o una persona, diciamo, al termine di un comportamento sa che riceve un premio, si impegnerà in quel comportamento, altrimenti non si impegnerà. Friedrich Skinner, la teoria di Skinner è molto vecchia, diciamo così, però ha sviluppato la ricerca della prima metà del Novecento. Lui è morto attorno a metà Novecento, attorno al 950, e prima, fino ad allora, il mondo della ricerca anche psicologica era dominata da questa teoria che viene chiamata anche comportamentista. Un'altra teoria è quella di più recente, più moderna, è quella teoria dell'interesse. Cioè, l'interesse è ciò che muove, spinge lo studio, la ricerca, l'impegno, l'apprendimento. Di queste sono, io cito e metto tra parentesi solo i due autori principali, ma non sono gli unici. In genere questa teoria si rifà ad Heidi oppure a Arakiewicz. Poi c'è la teoria della motivazione intrinseca ed estrinseca, fanno riferimento grosso modo a due autori, DC e Ryan, e
ad essa come elemento più, diciamo, significativo della motivazione intrinseca. È un autore che si scrive mo in modo molto complicato, che ogni volta che devo scriverlo devo copiarlo, anche se nella pronuncia è più semplice. Si chiama Mikhail Csikszentmihalyi, è di origine ungherese, però lavora negli Stati Uniti e si chiama La teoria del flusso. È la spiegazione della motivazione intrinseca, diremmo così, tout court. Si chiama teoria del flusso perché spiega, lui ha notato, come osservando degli studenti in una classe di arte, eccetera, i ragazzi a un certo punto sono talmente presi da ciò che fanno, da ciò che stanno realizzando, che si dimenticano di tutto. E questa viene in genere descritta come teoria del flusso, perché uno si immerge nelle cose, che fa, da dimenticare le cose significative e importanti della vita, che sono anche mangiare e dormire. Per quello, diciamo così, viene chiamata teoria del flusso. Io, spiegando a scuola la teoria del flusso, dicevo che gli studenti dovrebbero provare almeno una volta alla settimana la teoria del flusso per poter convincersi della bellezza dell'apprendere. Dico questo scherzando. Un altro autore che certamente è conosciuto, perché io l'ho incontrato anche una volta anni fa in Italia, era stato invitato a fare una conferenza in Italia, ed è La teoria dell'autoefficacia, di questo Albert Bandura, che ormai è molto molto vecchio, credo che sia ormai sui quasi vicino oltre i 90 anni. E Bandura è un autore molto molto significativo perché ha segnato la caduta della teoria comportamentista di Skinner. Diciamo che parte della motivazione oggi si basa molto su diciamo, un'assunzione molto significativa di Bandura, che è il riconoscere all'essere umano non una capacità reattiva a degli stimoli, quanto invece e la capacità di essere proattivo rispetto alla sua vita. Un'altra teoria, che anche qui vedremo dopo, è la teoria dell'attribuzione e la teoria dell'intelligenza. Sono due teorie molto diverse, e queste due teorie si rifanno alla ricerca che in ciascuna persona avviene quando si trova di fronte a quel che gli succede. Per esempio, che quando un compito va male, tutti ci chiediamo che cos'è che l'ha determinato e cerchiamo le cause di quello che è successo. Le cause sono molto significative perché inducono poi o motivano diversamente un'attività successiva. Le cause sono, per farvi subito un esempio, pensate a un ragazzo che va male in un compito e poi dice: eh sì, è andato male perché l'insegnante ce l'ha con me. Un altro ragazzo gli va male e dice: la prossima volta mi devo preparare meglio perché sono stato poco impegnato nello studio che ho fatto. Queste cause sono ritenute molto importanti nella teoria dell'attribuzione, perché
spiegherebbero, diciamo così, quello che è la persistenza, la continuità, il fare qualche cosa. La teoria del concetto di intelligenza è stata promossa da questa Carol Dweck, che diciamo così, anche insieme con la sorella, sono due, e ha esaminato le teorie che i ragazzi hanno nell'affrontare un compito e nell'esaminare quello che è stato il loro risultato. Per dirla in modo semplice, ci sono dei ragazzi che dopo un compito che è andato male o due che sono andati male, non ricorrono alla teoria subito dell'attribuzione, ma dico, eh beh, ma io non sono intelligente, quindi per forza vado male perché non sono intelligente, e altri invece che dicono che il risultato, il compito andrà meglio se lui starà attento e studierà qual è la strategia più adatta per eseguirlo. Si chiama del concetto di intelligenza e si riferisce a due concetti fondamentali che vengono chiamati o di intelligenza dinamica evolutiva, di possibilità di crescita della propria intelligenza, oppure viene anche all'opposto entitativa come dato che io non posso modificare. Sono nato con queste capacità e non posso farci niente. Talvolta questo traspare, per esempio, anche nei giudizi di insegnanti agli scrutini, quando uno dice di un ragazzo, e beh, più di 5 questo non può fare, non ha un'intelligenza da 8. Quando si dicono queste cose, implicitamente, probabilmente, c'è il concetto di intelligenza entitativa, diciamo come una dote che uno ha per nascita che è immodificabile e spiega il perché del risultato ottenuto. C'è un'altra teoria che è quella poi particolare del libro che io vi dirò un po' subito dopo, è quella che viene chiamata dell'aspettativa e del valore. Gli autori di questi principali sono Wakefield e Scheffele, però diciamo così, questa teoria più astratta e di ricerca più astratta è stata adottata e in qualche modo trasferita, applicata da Gear Brophy, che vi ho citato all'inizio, e di Katrin Welzel nel libro che vi faccio riferimento, cui vi faccio riferimento. Probabilmente sono stato molto veloce nel spiegare queste teorie, però che cosa è significativo di tutto questo e che fa risaltare la novità delle posizioni o delle prospettive nuove. Tutte queste teorie, ma ce ne sono anche altre, queste che vi ho citato qui sono tutte, diciamo, di origine americana, però ce ne sono altre come quella della Burkhardt che è di olandese, ce ne sono altre di tipo diverso, della Corno che è tedesca, però diciamo, quelle che a noi interessano adesso sono queste qui. La cosa significativa di tutta questa ricerca è stata quella di essere dei filoni, dei percorsi di ricerca che si sono sviluppati in modo indipendente.
spesse volte presentate o lette da chi le legge come esclusive e totalizzanti. Diciamo così, che è capitato anche a me di insegnare le cose in questo modo, dicendo che certi ragazzi hanno una motivazione che è più spiegabile attraverso la teoria dell'autoefficacia ed altre che sono più spiegate attraverso la teoria dell'attribuzione. Altre invece che sono spiegate meglio dalla teoria dell'interesse. Dicendo questo, non ci si accorge che si riduce a fatto determinante della motivazione dello studente una variabile. Può essere anche descritta come un costrutto, perché quando vado nella teoria dell'autoefficacia, poi ci sono una serie di altre considerazioni che vanno fatte, specifiche e robe di questo genere. Però sembra quasi che se un ragazzo non studia più, per esempio, prendete il caso dello studente che si chiama con la sindrome di fallimento. Sono i ragazzi che dopo un certo numero di insuccessi decidono di non studiare più. Perché decidono di non studiare più? Perché devono far fronte all'umiliazione che hanno di essere incapaci. E allora, non potendo affrontare le difficoltà dello studio, non si impegnano. Ed è difficile smuoverli. Si chiama da di sindrome da fallimento perché questo non avviene in prima elementare, ma avviene a seguito di una serie di difficoltà che uno incontra e poi che scoraggiano la persona ed è difficile smuoverli da quella convinzione che si sono fatti. Sembra quasi che tutto il loro comportamento motivazionale sia spiegato attraverso la teoria dell'autoefficacia. La novità che diciamo, ha portato questo volume che vi sto così presentando è l'idea che la motivazione è un costrutto complesso e per complesso si intende che lo afferri ponendoti una serie di domande che in qualche modo rilevano la situazione dello studente, la motivazione dello studente. Quali sono le domande che lei, Catherine, dice? Tre domande fanno riferimento, grosso modo, agli obiettivi che ha lo studente. Verificare che tipo di obiettivo ha per studiare. La teoria dell'autoefficace spiega invece in un momento in cui lo studente avesse anche un buon obiettivo, si chiede se è in grado di farcela. E altri due interrogativi che sono spiegate dalla teoria poi messa più in piccolo sotto la domanda, che è la teoria implicita dell'intelligenza o la teoria dell'attribuzione. C'è una quarta, cioè una sesta domanda che spesso non è considerata nella attività o nella progettazione scolastica, che è invece l'importanza del come uno si trova
relazionalmente nell'ambiente in cui studia. Adesso vedremo poi dopo qualcosa di più di questo, ma per farvi capire quello che si intende qui è quello che stavolta si può constatare quando andate in una classe nuova e vi scoprite che le cose relazionalmente tra i ragazzi nella classe non sono buone. Pensate ai casi, per esempio, di ragazzi che sono soggetti a bullismo. Il soggetto che subisce l'azione di bullismo e non può facilmente farci fronte, e magari chi lo attacca è un gruppo, si accorge che non può studiare, non può, e talvolta perde la motivazione. Soprattutto, per esempio, della situazione, vedono poi che magari lentamente il ragazzo è forza nell'impegno dello studio. Questo dice che nella motivazione dello studio è molto importante la relazionalità. E un insegnante deve stare molto attento poi nel metodo, diciamo così. Poi nel libro si riprendono delle cose che per voi che mi ascoltate credo siano ormai molto comuni e conosciute. E il metodo cooperativo e soprattutto quella che oggi si chiama formazione della classe come comunità di apprendimento si rileva come un fattore molto significativo della motivazione. O meglio, se voi non volete usare la parola molto significativo, potete usare non indifferente. In una situazione competitiva, dove scattano meccanismi di competitività, è facile che chi non può competere non abbia motivazione. Questo è un dato che tutti possiamo osservare. E invece, dove c'è l'insegnante è stato capace di creare un ambiente che oggi non è più ristretto solo all'uso di strategie di apprendimento cooperativo, ma si usano le strategie di apprendimento cooperativo per creare una comunità di apprendimento, risultano migliori e più efficaci ai fini anche motivazionali. La cosa interessante, come vi dicevo, di questa pubblicazione nuova è quella di far vedere come la complessità del costrutto motivazionale, abbia una configurazione di molti aspetti che interagiscono tra di loro. E questi aspetti che interagiscono tra di loro sono sempre tutti presenti. E nella loro complessità si autodeterminano e possono diventare così anche, diciamo, misteriosi nell'effetto che producono. Vi faccio un esempio. Un ragazzo o uno studente, uno studentessa, può avere tutti questi obiettivi, tutte queste realtà,
E proprio perché le possiede bene, va avanti nello studio, studia, è molto motivata, arriva anche alla laurea. Ma dopo la laurea, raggiunto l'obiettivo che era quello che voglio fare e voglio realizzare, non trova lavoro per quello che ha studiato. Voi constatate che quel ragazzo, quel giovane, perde la motivazione allo studio e ci sono molti ragazzi che non studiano più quello per cui hanno studiato fino alla fine dell'università e terminano dopo l'università, dopo qualche anno di università, se non trovano lavoro in ciò che pensavano di realizzare, sono molto arrabbiati. Ma io ho studiato per 20 anni una cosa e per adesso quella non mi serve. Aveva tutti gli obiettivi, aveva tutte le risposte positive a queste domande, poi è venuto a mancare uno di questo, che quello che voleva realizzare non è riuscito, non riesce a conseguirlo, tutti gli altri le risposte a tutte le altre domande cadono. Questo per farvi un esempio di come queste domande uno se le deve porre di fronte a uno studente sempre tutte quante. Perché è vero che in un qualche momento potrebbe, faccio un esempio, un ragazzo dimostrare di essere molto motivato e riuscire molto bene a scuola, perché lui ha una teoria e un senso di autoefficacia molto forte per il successo che ottiene a scuola. Se poi un giorno in scuola cominciano a prenderlo in giro, come capita alle volte, per esempio, un fenomeno che spesso capita tra i ragazzi superdotati a scuola è quello di essere isolati e di essere, per esempio, alle volte anche soggetti a bullismo. E questi ragazzi, pur essendo avendo la risposta positiva al posso farcela, ad avere la risposta positiva sullo studio e su che cosa fare della mia vita. E poi di fatto non studiano più. Allora, il costrutto è qualcosa che, diciamo così, è complesso e nella complessità non si riesce sempre a capire come queste variabili interagiscono tra di loro, perché è complesso. La complessità è proprio questa, non è. Spero che sia a tutti chiaro il concetto di complessità rispetto al concetto di cosa complicata. La motivazione non è complicata, è complessa. Complessa vuol dire che è determinata da condizioni che interagiscono tra di loro e di cui non abbiamo una effettiva conoscenza e precisione di come tra di loro si condizionino. Allora, tornando a questa cosa, l'idea nuova è di una visione unitaria della motivazione. Questa è la grande novità. Mentre le diverse teorie ci hanno portato ad una visione specialistica, se volete, e dicevo così prima, quasi totalitaria, che una teoria fosse in grado di spiegare il costrutto motivazionale, qui invece vengono prese tutte le teorie scoprendo l'interrogativo a cui queste prospettive di ricerca
si sono mosse capendone la domanda su cui si fondano e la diversità della domanda come di fatto va a spiegare la motivazione. Da questa idea originaria, questo volume o questa autrice vi faccio notare che l'esigenza di trovare una visione unitaria alla motivazione era diffusa in questi, si era, è diffusa, diciamo, in questi anni tra i ricercatori e nei convegni sulla motivazione, dove si parlava della motivazione. Cioè l'idea che molte teorie sono corrette in ciò che dicono, ma non riescono a spiegare tutto. In questo caso, invece, si usano le teorie in un modo come un puzzle, una griglia, che consente di esaminare un tutto che rimane unitario, che è la motivazione scolastica. Le prime tre domande, grosso modo, fanno riferimento agli obiettivi nel sistema motivazionale. E il sistema motivazionale è orientato ad obiettivi. Non c'è motivazione se non c'è obiettivo da raggiungere. E il sistema, diciamo, di obiettivi è rilevato da una teoria che si chiama di orientamento di obiettivo, viene chiamata in inglese goal orientation, di orientamento. Ora, in questa prospettiva si vede come l'obiettivo dello studiare non è una cosa semplice negli studenti, però è determinante. È complesso perché anche un obiettivo semplice è di natura complessa. E vi faccio un esempio. Nella teoria degli obiettivi si distingue tre componenti, alcuni autori parlano di cinque, ma io adesso non andiamo a dettagli che non ci serve. Si parla di motivi, di strategia e di obiettivi. Cosa sono i motivi? Faccio un esempio. Io posso sentire il bisogno di aver fame e poi dico se ho fame. Ho bisogno di mangiare e devo trovare la strategia per trovare da mangiare. Vedo un ristorante e vado al ristorante. Al ristorante prendo da mangiare e mangio. E l'obiettivo mio è raggiunto perché l'obiettivo del mangiare soddisfa il primo motivo che era stato quello di sentir fame e di soddisfare quel motivo. Tra motivo e obiettivo c'è una differenza. L'obiettivo è quello che dà avvio, la strategia è quella che penso soddisferà il motivo e l'obiettivo della strategia diciamo, soddisfa il motivo per cui è stata messa in atto. Sembrerebbe una cosa semplice. In realtà, nel momento del scegliere la strategia, uno può fare molti ragionamenti molto complicati. Faccio un esempio. Se io vedo, ho fame e vedo un McDonald's, potrei dire, ok, la strategia è semplice, vado a McDonald's per prendere da mangiare.
Però poi dice, ma se io vado al McDonald's e poi prendo delle cose che mi fanno male o mi fanno ingrassare, e poi dopo sopporti la fame ancora per un po' e poi, oppure dico, potrei andare al ristorante che c'è lì vicino, però dico, se vado a quel ristorante, per poco che possa spendere, spendo 3 volte di più del McDonald's e cominci a fare un mucchio di ragionamenti. L'obiettivo di sfamarti non è così semplice trovare la strategia che soddisfa l'obiettivo. Anche perché poi, per esempio, potrei andare da McDonald's, prendo, mangio e poi magari sto male e poi ragiona che mai più andrò a finire da un McDonald's oppure quello è un McDonald's da cui non andrò mai più mentre andrò da un... Cioè faccio un mucchio di ragionamenti. La struttura di un obiettivo è complessa. Immaginate quella dello studio. Nello studio in questa teoria sono stati esaminati negli anni soprattutto due obiettivi, due tipi di obiettivi, che vengono chiamati uno obiettivo che lo studente può avere di apprendimento oppure di performance, cioè di realizzazione di qualcosa. Non ha, per esempio, studiare per il voto, oppure studiare fino a che posso essere sicuro di avere la sufficienza, è un tipo di obiettivo di performance. Cioè, non mi interessa studiare, il mio obiettivo è passare l'esame, perché se poi non passo l'esame, dopo sono problemi. Per esempio, gli studenti, molti studenti fanno l'università, ti accorgi subito che studiano per l'esame, non studiano per apprendere. Lo vedi da un mucchio di cose. Già alle volte cominci un corso, non hai ancora finito la prima lezione, che già ci sono due o tre mani che si alzano e ti chiedono come sarà l'esame. Quando ti chiedono così come sarà l'esame, vuol dire che il loro obiettivo è di performance, cioè loro non hanno interesse a sapere. Hanno interesse a sapere di come sarà per avere la sufficienza e cancellarlo così dal proprio piano di studi come realizzato e fatto. E quindi questi due tipi di obiettivo, di performance e di apprendimento, che viene anche chiamato di mastery, di raggiungimento di competenza, è stato studiato particolarmente dalla teoria, dove ha esaminato come, o ha cercato di esaminare, come ci sono effetti di comportamento molto diversi, diciamo così, di strategie, a seconda che l'obiettivo dello studente è quello di apprendere oppure di passare. In un primo tempo, sì, per esempio, gli studenti che hanno obiettivi di performance, per esempio, sono più superficiali, dedicano molto meno tempo allo studio, prendono strategie e scelgono strategie più facilmente di memorizzazione, si preoccupano, ad esempio, sono anche, si dice, insinceri perché sono portati a copiare pur di passare. E invece gli studenti che hanno obiettivi di apprendimento, di mastery, cioè
di competenza, si impegnano di più. In un primo tempo, queste due posizioni di obiettivo sono stati, diciamo, contrapposti. E si è anche cercato di capire e di implementare delle scuole o delle classi dove i ragazzi si orientassero di più all'apprendimento che al voto, più all'apprendimento che al premio, più e che diciamo così anche i genitori non premessero sui premi per orientare l'apprendimento degli studenti verso obiettivi di apprendimento superficiale. Di fatto, questa teoria non è riuscita a raggiungere lo scopo. Si rileva, per esempio, che i ragazzi anche molto molto orientati all'apprendimento spesso sono inconcludenti. Io non so se voi avete ho incontrato o colleghi all'università oppure a studenti a scuole, i quali vogliono sapere tutto, capire tutto e poi rimangono indietro con gli esami. Oppure diventano persone che non riescono a stare, vanno fuori corso perché il loro interesse li ha trascinati in percorsi che poi non si concludono mai, diciamo così. Allora, che significa tutto questo che vi ho detto? Ha il significato di stare attenti a verificare nel momento in cui si pensa alla motivazione, a verificare gli obiettivi dei ragazzi. Gli obiettivi dei ragazzi per lo studio sono molto complessi. Sono complessi perché hanno in genere un obiettivo e gli obiettivi sono gerarchici. Faccio l'esempio. Il primo obiettivo dello studio per uno potrebbe essere quello che si chiama anche la scalata della condizione sociale. Studiano per avere magari un posto sicuro, migliore, che se non studiassero sarebbero certamente penalizzati e diciamo così, scelgono delle facoltà o si impegnano molto gli studi perché sanno che senza un titolo di studio non potranno assumere un certo ruolo nella società che magari desiderano. Da quel obiettivo, che poi tra l'altro è molto lontano, ne deriva poi altri, o ne derivano altri obiettivi che sono magari a 17-18 anni, rinunciare un sabato ad andare in discoteca. Che è un altro obiettivo, cioè rinuncio a questo perché voglio studiare, oppure per poter fare quella facoltà ho bisogno di raggiungere un livello di media di un certo tipo, per cui studio, cioè la promozione dell'esame di Stato diventa una condizione per poter andare avanti. Cosa significa? Cioè, l'obiettivo è una struttura complessa, gerarchica. E gli obiettivi ultimi condizionano gli obiettivi intermedi. E gli obiettivi
intermedi sono spesso condizionati da situazioni anche sociali nei quali uno vive. Quindi comprendere un po' e guidare ed educare il sistema di obiettivi dei ragazzi è molto significativo e importante o per mantenere o per, diciamo così, organizzare il comportamento degli altri. Far riflettere sulla coordinazione degli obiettivi. Faccio un altro esempio. Lo dicevo qualche giorno fa in un'altra situazione. Cioè, quando uno studente veniva da me a chiedere una tesi, non alla fine degli anni, perché ormai alla fine degli anni avevo perso ormai l'entusiasmo, ma quando ero più giovane, chiedevo al studente, cioè, ma tu vuoi fare questa tesi per avere il titolo? O per imparare. E ti accorgevi che se diceva per imparare, io dicevo stai attento che se vuoi imparare dovrai avere tutta una serie di comportamenti. Per esempio, se hai il ragazzo o la ragazza, non evita di bisticciare forte mentre fai la tesi, nel tempo della tesi. Oppure non andare in discoteca. Allora ti chiedono, ma perché è questo? Ma dico, perché il cervello funziona in un certo modo. Pensavo allora alla modularità, alla descrizione del cervello, alla modularità dell'intelligenza, dove il cervello funziona anche quando tu non pensi e produce risultati della propria elaborazione quando meno te l'aspetti, ma quando arriva al risultato della sua elaborazione, deve trovare te disposto ad accogliere quello che hai pensato e che hai messo in testa. Quello che comunemente alle volte si chiama anche l'eureka, che ti viene l'idea che ti spunta all'improvviso quando meno ti svegli di notte e dici, oddio, ho capito. Non è che hai capito, sì, hai capito in quel momento perché il cervello ha terminato la sua elaborazione. Se tu però sei in discoteca, quella elaborazione non la prende e non è facile che far riflettere sulla coordinazione. Stabilire obiettivi sfidanti. Questo è suggerito anche dalla teoria del flusso. Gli obiettivi di apprendimento non sfidanti, cioè troppo facili, inducono noia. Allora, se io do dei compiti troppo semplici e con risultati immediati, per esempio, un difetto che io trovo in molti insegnanti è che cercano di mantenere la motivazione attraverso valutazioni continue di piccole cose che vengono insegnate. Oggi insegno una cosa, domani la interrogo, oppure la prossima volta la interrogo, e ogni volta che si comincia l'ora di scuola, ciò che devono apprendere non è molto sfidante, è una piccola cosa, hai spiegato qualche cosa. Gli obiettivi sfidanti sono obiettivi in genere complessi che richiedono tempo, tensione e molti apprendimenti per raggiungerli. Allora, il modo di scegliere gli obiettivi dell'insegnante è molto significativo anche per mantenere la valutazione. Stabilire obiettivi prossimali rispetto a distali. Sembra l'opposto di quello che ho detto prima. Obiettivi prossimali rispetto a quelli distali vuol dire obiettivi che sono immediati rispetto a obiettivi che sono lontani. E non sono in contraddizione con quello che ho detto prima. Gli obiettivi prossimali
sono in questo caso gli obiettivi lontani, poniamo sfidanti, che però sono strutturati in una sequenza di obiettivi che guidano verso l'obiettivo lontano. I ragazzi sono meno motivati quando hanno obiettivi molto lontani perché non ne vedono subito il risultato di quello che fanno. Però non devo avere io cedere a questo e dando degli obiettivi immediati che si concludono subito e poi si va avanti e creano quello che si chiama poi la conoscenza frammentata e stabilire obiettivi misurabili. Ai ragazzi bisogna chiedere e dare obiettivi che sono definiti e misurabili. Per esempio, ieri sera facevo una lezione così in piattaforma con una scuola sulla valutazione e a un certo punto è venuto questo. Ho chiesto a degli insegnanti di dirmi che un tipo di compito di realtà che davano ai ragazzi, e lui dice: ma ne abbiamo parecchi nel libro. Allora dico: leggiamone uno di questi. E me l'hanno letto. Era di una complessità enorme e vabbè, questo potremmo dire sarebbe anche sfidante e sarebbe anche impegnativo per i ragazzi e motivante. Però alla fine io ho chiesto: ma come misura il risultato di apprendimento da quell'attività? È venuto il silenzio completo. Perché non sapevano come avrebbero misurato quello che avrebbero fatto. Perché c'era di mezzo collaborazione, letture, poi discussioni, e poi lavori di gruppo, e poi il fare un dépliant, e poi fare un'altra, cioè una serie di cose. E dico: ma come fate a misurare tutte queste cose qui? Devono essere misurabili, cioè devi fare degli obiettivi di cui alla fine il ragazzo può dire: questo ce l'ho fatto e questo non ce l'ho fatto, perché so come misurare quello che ho fatto. Descrivere gli obiettivi in modo preciso. È vicino all'idea, vicino al misurabile, però non è esattamente misurabile quando dico preciso, vuol dire ben definito. Che il ragazzo capisce che cosa deve fare nello studio. Cioè io dico al ragazzo: ti do 20 minuti, devi leggere queste due pagine e mi devi rispondere a queste 5 domande. È preciso. Hai 5 domande e mi devi rispondere a quelle 5. Se io dico: hai due pagine da leggere, ti lascio del tempo, poi vediamo se ce la fate, ma più o meno dovreste farcela in 20 minuti e ditemi quello che avete capito. Non è preciso. Non ho il feedback di quello che dico, spero che vi faccia però riflettere, ecco. Orientare gli studenti verso obiettivi di apprendimento più che di prestazione. È quello che vi ho detto prima. In questo, io credo che tutti gli insegnanti, cercano di fare questo, di portare i ragazzi verso obiettivi di apprendimento. Vi dico però che studiando e vedendo delle esperienze di ricerca su questo, che non è facile orientare verso obiettivi di apprendimento. Un po' perché i ragazzi sono educati male in questo. Però vi faccio un esempio. Dopo, chi di voi fa le superiori e il ragazzo è andato già a scuola da 8 anni e ha avuto degli insegnanti in cui, ma lo vedo anche in un'esperienza di un mio nipote che va adesso a scuola,
Cioè, ogni compito l'insegnante dà il voto. E poi il voto diventa un molo, e guai se poi il voto non è bello, o roba di questo genere. Dopo 8 anni non è facile chiedere al ragazzo che non studi per il voto. Praticamente difficilissimo e impossibile. Perché è stato sistematicamente orientato allo studio per il voto. Il voto era il fine, l'obiettivo. Una delle cose molto significative, certamente, che ho scoperto in questi anni di insegnamento è la significatività del modo di valutare in classe come strumento di apprendimento. In genere trovi gli insegnanti nella nostra scuola, la valutazione è uno dei compiti dell'insegnante. Boh, lui alla fine dovrà dare la valutazione e si dovrà dare i voti e roba di questo genere. E senza pensare alle opportunità e alle conseguenze che producono i sistemi valutativi che un insegnante adotta. Consentire la libertà, di scegliere il proprio obiettivo. Scegliere il proprio obiettivo vuol dire, diciamo così, nel fare scuola, fare in modo io vorrei, devo chiedere, beh, finisco questo poi. Scegliere il proprio obiettivo vuol dire fare compiti o cose in classe dove i ragazzi hanno possibilità di scegliere l'obiettivo di apprendimento. Non mi fermo troppo su questo. Consentire il tempo per un'autovalutazione. Cioè dare molto, aiutare i ragazzi a valutare ciò che hanno fatto, se ha raggiunto l'obiettivo che volevano, se non lo ha raggiunto e roba di queste, che rientra in un'attività di valutazione. A questo punto io mi accorgo, come avevo previsto, di essere alla quarta slide. E dovrei, se il professor Chiarle Sì, mi ascolta, vorrei chiedere, l'ascolto. vorrei, sì, immagino, non è che si era addormentato, però diciamo così, però che faccio adesso? Devo lasciare aperte le domande oppure devo far scorrere solo le slide e dire ok, guardate, c'erano queste. Che devo fare a questo punto? Perché per spiegare quello che avevo previsto, cercando di spiegare e non rendere incomprensibile quello che dicevo, il tempo è passato in un'ora e mezza. Cosa Sì, posso fare? Non sento. già. E non lo so, piuttosto possiamo poi facciamo una seconda puntata, perché dicevo, facciamo una seconda puntata limite più avanti a gennaio da dire come preferisce. No, qualche intervento ci Non per... sarebbe, ecco, qualche intervento c'è. Allora, Se perché manca vuole solo io comincio a leggere un qualche quarto d'ora su alle qualcuno sei e ha mezza. scritto Manca solo un quarto d'ora alle 6:30 e allora si tratta di decidere un po' che cosa fa, se si vuole. Su Mi quello che le ho dica lei, detto, fate delle professore. domande, facciamo delle domande, mi facciano delle domande poi.
Io sono arrivate, ecco. Allora, scrive Purtroppo, e purtroppo la chiede linea non come mi ha. fare a conciliare il costrutto della motivazione con le osservazioni di Zygmunt Bauman sulla modernità liquida, cioè. Scusi, scusi, lei mi sente bene? Come fare per conciliare tutto questo discorso sulla motivazione con il fatto che noi viviamo nella società? Sì, lei mi sente? Io sento, non ho capito la domanda, E allora provo perché di la farla. parola, il sonoro va e viene, si interrompe, non capisco, non Provo a intuisco. rifarla la domanda, provo a rifarla. Allora, Francesca chiede come fare a conciliare il discorso della motivazione con la modernità liquida in cui noi ci troviamo, con una società molto evanescente, in cui tutto cambia e in perenne cambiamento. Questa è la domanda di Francesca. Poi Giulia dice che. È cambiabile e indefinito. Non Sì. so se è questo che intendo. Sì. È una società nella quale tutto è. Sì. Allora, come conciliare? C'è un capitolo nel libro che per me è bellissimo. Ed è nuovo veramente, non se ne trova di queste riflessioni altrove. È l'ultima parte delle slide che avevo preparato, che parla di come l'insegnante dovrebbe agire per educare la motivazione. La cosa che spesso si constata tra gli insegnanti è che gli insegnanti spesso, non dico tutti perché non si può mai fare dei discorsi generali per tutti, però spesso la motivazione viene presa come un dato di fatto, cioè o c'è e come faccio a gestirla bene, comunque. O non c'è e come faccio a perché non c'è. Mentre invece la cosa che viene sostenuta in questo volume è che l'insegnante ha una forte responsabilità nella motivazione che trova nei ragazzi. La motivazione dei ragazzi, diciamo così, ha un'origine nel modo di insegnare. Idea, facendo ricadere, non è la cosa è complessa e certamente non dipende solo dall'insegnante, ma certamente il modo di organizzare e di insegnare dei ragazzi. Diciamo così, da questo punto di vista uno potrebbe dire allora che se il modo di insegnare degli insegnanti non è di un certo tipo o non è efficace in un certo modo, tu hai l'effetto che vince la liquidità dell'ambiente. Non so se mi sono spiegato. Cioè, è chiaro che i ragazzi sono, diciamo così, demotivati. E lo si sa dalle ricerche, da varie ricerche, che la demotivazione cresce
con l'avanzare della scuola. Per cui i ragazzi nella scuola elementare, motivati in un certo modo, diventano di meno nelle scuole media e nella scuola superiore. Ma è anche vero, forse, e vi invito a riflettere, poi dopo si può anche andare più in analisi in tutto questo, però la perdita di motivazione non si può attribuire solo alla forza del contesto culturale nel quale viviamo. La scuola probabilmente non è fatta con quella intensità trainante la motivazione che dovrebbe essere. Se si gioca nell'insegnare su aspetti. Diciamo così, bisogna che noi cominciamo a riflettere e che non vediamo solo l'insegnamento a partire dai contenuti che devono essere insegnati, i contenuti vengono spalmati lungo l'anno e vengono tutti eseguiti e spiegati. Se i ragazzi li posso, sono diciamo così, controllabili attraverso roba del genere. Bisogna che noi impariamo giudicare il modo di insegnare per gli effetti motivazionali che ha. Non so se mi sono spiegato. Io credo che molti modi di insegnare con la retta intenzione degli insegnanti non producono motivazione efficace o motivazione, ecco. Adesso questa è una tesi. Ho un'ipotesi. Il libro lo esamina molto bene, ha un capitolo, mi pare, che è molto bello e molto chiaro su questo. Però genericamente, cioè globalmente, credo che una cosa che noi non facciamo quando prepariamo l'azione è capire se quello che facciamo sia o no motivante e se non fosse da adottare un'altra strada o un'altra attività o strategia che sia motivante. Io vi faccio una cosa che diciamo così, attribuisco questo inizio alla maggioranza o a pochi, a molti, al 30%, al 50%, al 60% degli insegnanti. Però mi è capitato ultimamente parlando con un insegnante a chiedere: ma come va con la prima risposta che mi ha dato questo insegnante? Eh sì. E con la didattica a distanza, con la piattaforma, non si può più improvvisare a scuola. La cosa mi ha colpito perché dico: ma allora vuol dire che quando insegnava improvvisava. Non si può pensare ad un insegnamento perché l'insegnamento è di una complessità pazzesca di cose. Però non si può nemmeno pensare di risolvere il problema perché si è progettato benissimo lo svolgimento del contenuto o la sequenza di attività da svolgere.
Bisogna anche cercare di vedere se quel tipo di attività che io prevedo siano o non sono motivanti. E se prevedo che non sono motivanti, cambio e devo trovare un'alternativa. Non so se ho risposto, non sento la persona, quindi non so se. Professore, mi chiedeva, no? Sì. Siccome lei ha lasciato la slide lì in sospeso, sono molto incuriositi. Che Se cosa c'è dopo? no, se C'è lei ha una voglia. serie di c'è una serie di sulle strategie. Il libro è molto più complesso di tutto questo, però ho preso un po' quelle strategie che vengono. Quello che ho detto prima viene svolto in questa parte qui, tre strategie per educare la motivazione, che è un libro, è un capitolo molto articolato e complesso, però è molto interessante dal punto di vista. Se volete faccio vedere, ma tanto sono delle frasi che secondo me sono chiave o significative di questa cosa qui. Ma Cioè possiamo. anticipare e al di là delle singole frasi che vi faccio vedere. L'idea grossa di questo anche autore, e che per me è anche molto un'altra idea molto molto significativa, è che un insegnante non deve avere nel suo insegnare l'obiettivo di avere dei ragazzi intrinsecamente motivati, cosa che spesso gli insegnanti cercano magari si scontrano con colleghi che dicono il contrario di quello che lui pensa, senza capire perché, con me è intrinsecamente motivato. Cioè, l'obiettivo di un l'obiettivo di un insegnante non deve essere quello di avere dei ragazzi intrinsecamente motivati. E essere secondo me. Perché non intrinsecamente motivante vuol dire questo. Vuol dire che quando io mi impegno nello studio, trovo un piacere immenso studiare. Al punto che diventa quasi un flusso lo studiare. Non posso farne a meno, è bello, mi piace studiare. Questo non è un obiettivo realizzabile da un insegnante. Perché non è realizzabile? Per il semplice fatto, dice lei, come dicono altri autori, che i ragazzi si trovano, soprattutto parlo, ci si riferisce in questo in modo particolare all'insegnamento della scuola dell'obbligo, cioè alla pre-università, fino alla pre-università. E l'insegnamento, l'apprendimento non è scelto dai ragazzi. Il fatto di non essere scelto preclude la possibilità di diventare intrinsecamente motivati. Non so se mi spiego, poi per spiegare cosa. Cioè, io quando vado a scuola non ho la possibilità di scegliere le materie che voglio e che mi piacciono e per le quali penso di riuscire e che mi piacciono tanto. Tu potresti trovarti a dover
matematica anche se non ti piace. E tu non devi dire, diciamo così, vabbè, non ti piace, devo fare in modo che ti piaccia. No, devi avere un altro tipo di obiettivo. L'obiettivo è che lui si entusiasmi per l'apprendimento, per la bellezza del sapere, non di essere intrinsecamente motivato per la cosa che deve studiare. Il tempo è quello che è. Forse ci saranno altre domande, non so cosa mi dica lei, professor Chiarri, cosa. No, sì, domande ce ne sono anche Tante. diverse, però il tempo, dicono piuttosto che lei se voglia di concludere la presentazione e poi per le domande vediamo o organizziamo un'altra volta oppure non lo so perché. Probabilmente sarà meglio avere un'altra volta, perché non è che con 10 minuti in più risolviamo tutti i problemi Ecco, che ci sono. sì, allora va bene, allora piuttosto lei ci ha dato tantissime cose assolutamente bellissime, interessantissime, e piuttosto poi ci mettiamo d'accordo, poi più a gennaio vediamo. Magari a gennaio non saremo più nel coronavirus e quindi. Speriamo, sì, possiamo vedere di organizzare, me l'hanno chiesto. Vediamo sulla possibilità di poter continuare questo discorso, anche se non è che un incontro riusciremo ad affrontarlo pienamente, però almeno a dare uno stimolo, una curiosità, Certo. e poi dopo certamente il libro di cui vi parlo nella sua introduzione dice che è un libro scritto per la formazione degli insegnanti. Quindi non è un libro di ricerca sulla motivazione, ed è molto pratico, con una quantità enorme, impressionante, di dati di ricerca e di suggerimenti pratici di che cosa fare. Quindi è molto molto bello e molto interessante. Però ci vuole del tempo per anche solo dare una visione, una sollecitazione, ecco. No, no, vedo che scrivono. Sì, avrebbero piacere, le chiedono se la starebbero ascoltare ancora molto volentieri, però qualcuno ha già dovuto andare via Via, e diciamo piuttosto organizziamo così, davvero ci risentiamo e vediamo di organizzare un altro incontro, almeno. sì, volentieri, molto volentieri, assolutamente. Va bene. E quindi va bene, infatti vedo che tutti dicono volentieri, volentieri, che parteciperanno se organizziamo. Adesso, lo dicevo l'altra volta, dobbiamo poi trovarci con i colleghi del CESEDI per organizzare la seconda tornata di questi venerdì. E quindi chiederemo anche al professor Comoglio una data, vediamo. E diciamo, mi dicono, vorrebbero farlo subito l'incontro. Diciamo che abbiamo calendarizzato per questo dicembre. Probabilmente per qualcuno sarebbe l'occasione per riempire la notte di Natale, dal momento che non possono andare in giro. Non si può andare in giro. È vero, d'accordo. Quindi io ringrazio il professor Comoglio e allora ci prendiamo l'impegno. Adesso col professore organizziamo, troviamo un'altra data e mi chiedono il libro, sì, il titolo del libro e motivare gli studenti ad apprendere. L'autrice è Katrin Denzel e la casa editrice sarà la UTET, giusto Sì, sarà professore? la UTET. Io penso, sto rileggendolo, il
proprio gli ultimi capitoli in questi giorni. Penso che entro la prossima settimana lo consegnerò, poi scriverò la prefazione, ma comunque il libro è finito. Io penso che può darsi che a gennaio ci possa, non gennaio ai primi, ma insomma tra gennaio e febbraio, non so, dipenderà da, però potrebbe già esserci, ecco. Benissimo. Allora, comunque adesso vediamo di organizzare la puntata, perché continuano a chiedere un altro incontro col professore, sì, molto volentieri, e adesso ci metteremo d'accordo, insomma. E comunque sono discorsi molto, molto affascinanti, molto complessi, come diceva il professore, quindi effettivamente forse fa anche bene lasciare sedimentare un po' le... C'è detto il professor Comoglio questa sera e poi ci si ritorna su tra un po' e così nel tempo, intanto hanno sedimentato. Sarebbe Intanto anche, sarebbe, può darsi che avendo un altro, si possa arrivare anche a parlare della motivazione dell'insegnante. Ah, sì, è vero, perché c'è un intervento di una collega che dice proprio questo, che in effetti anche gli insegnanti devono essere motivati perché molte volte, dice la collega, anche gli insegnanti possono avere problemi di autostima, ecco, diciamo, può succedere anche questo. Certo. Anche questo discorso. Va bene, allora io direi per questa sera possiamo salutarci, Io vi ringrazio fa, moltissimo. io vi faccio gli auguri di buon Natale e buon anno. Grazie, Sarà ci un, cambiamo. come dicono, sarà un Natale diverso e anche un buon anno diverso. Buon Natale però. Grazie, ringrazio tutti, grazie professore. Ricordo che gli attestati verranno mandati via mail a tutti i presenti. Grazie allora, buona Grazie a tutti serata voi. e a venerdì prossimo. Arrivederci. Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci. Salve. Grazie. Salve. Grazie.